siete i padroni della casa. Non abbiamo fatto neanche parlare, eccolo qua, venite qua. Un applauso per ha preso paura della batteria, Enrico. Sei più abituato. Buonasera a tutti, come va? Bene! Due sere di fila, siete contenti? Sì! Domani! Diciamo domani sera. Grazie di cuore! L'abbiamo già invitato a un'altra compagnia domani sera. Dobbiamo rivederci l'11, lo ricordate dell'11? Sì! Dottor Marchiante, buonasera, ciao Paola! Ciao Paola! Ciao. Un applauso all'orchestra di Paola e Eureka! Paola. Tutti, benvenuti a teatro cantando in teatro, un macchio meraviglioso. Zo, saluto. Come coniglietto della Bunga, solo dalla risata ho sentito che in platea c'è El Bae. Si chiama El Bae. Sì. Viene da Venezia, il gondoliere numero uno. Ciao Bruno, come stai Bruno? Sto bene, quando ti ho visto a te, sto bene. Basta, basta poco allora. Neanche mia moglie me lo dice. Come un'apparizione sacra. Sì. Signori, è stato bello, grazie di cuore. Prendiamo un caffè? Sì, andiamo. Allora, hai aperto in un modo meraviglioso e apparve Turandot illuminando il buio e la sua voce un canto diventò appassionato. Hai studiato, sì, sì. Applausi. Ciao Enrico! Allora Giorgi, questa sera abbiamo tante belle novità, tante belle cose, però ringraziamo in primis tutti gli sponsor di questo evento di aprile. Ultime serate, questa è la penultima. Ringraziamo Antenno Energia. Sì. Il nostro nuovo sponsor. Applauso. Ringraziamo l'amico anche cavaliere. Ringrazio e saluto Marino Benetti Traslochi. Grande cavaliere Marino! Un evento lì per televisione. Fai un appello. Facciamo un appello. Se qualche giovane ha voglia di cercare lavoro sicuro o ha bisogno di lavorare, la ditta BM Traslochi che si trova a Rivano di Dolo, Venezia, sta cercando giovani con voglia di lavorare. Stipendio assicurato, ve lo posso dire. Fatica anche, ma insomma, tutti i lavori si fatica, però insomma, al giorno d'oggi trovare un lavoro sicuro non è da tutti i giorni. Perciò un appello, se volete far parte della BM Traslochi, chiamate domani a Telecittà e noi vi daremo i numeri di telefono. E poi un ringraziamento al sponsor che è il Re del Pollo. Applauso. Anche con gli sponsor che vediamo che ci ricorrono. Guardi, signor Giodi, io mi auguro che gli sponsor possano essere con noi ancora per molti anni, per molti molti anni, tutto dipende da lei. Si ricordi che se toppa noi verremo a prenderlo a casa. Bene, il voluto è mazziato. Va bene, a questo punto. Ogni riferimento alle elezioni prossime sono. A questo punto che si fa? Presentiamo, ricordiamo che ci saranno tanti ospiti questa sera che calcheranno questo palco. Paola, grazie che hai messo a disposizione la tua orchestra per accompagnarli. Paola è un'amica ormai perché fa parte di quelle orchestre che hanno creduto sin da subito al progetto di Cantando in Teatro, quello Enrico, e hanno accettato sin da subito di esibirsi qui con noi. Quindi è un portafortuna anche Paola sotto questo punto di vista. Sono state confabulando. Stavo parlando. Scusa. Cosa ci fa ascoltare adesso, Paola? Sorpresa. Ok, sorpresa. Abbiamo fatto una scaletta delle canzoni più richieste delle città. Oh là là, e allora noi ci togliamo. Una hit list. Ci togliamo dal palco, molto delicatamente, per lasciare la voce, la musica, l'energia, l'amore, la passione, la passione, è una donna calorosa,
dentro e fuori. Caliente. Pensate, quando viene l'elettricità noi dobbiamo spegnere i termini. Non sapevo, li spegnevo anche qua. Perché... il caldo a morire. Non è acceso il riscaldamento. È Paola che manda il calore. Signori, buon divertimento ancora, ci vediamo, dopo. Ti rendo il tuo bellissimo microfono. Grazie di cuore. E un applauso anche alla Patrizia Castaldo. Grazie Patrizia, anche a te. Grande Patrizia! E un applauso per Paola! Patrizia! Grande Paola! Grazie Rico, grazie Jody. Non diciamo il titolo, Paola? No, questa sera partiamo così, maestro. Vai! Stasera è così.
veramente, grazie. Grazie. Maestro, sì che calore. Sì. Non solo la Paola, ma anche voi siete la nostra forza. Io. Grazie. Brava Paola! Grazie. Anda Paola! Grazie, grazie anche a Telecittà che veramente ci dà questa possibilità di vederci tutti quanti, anche da casa. Saluto anche da casa perché ci sono tante persone che non possono venire perché hanno dei problemi e io gli mando un bacio. Grazie lo stesso se mi guardate da casa. Guardate sempre Telecittà e non sbagliate. Bene. Grazie. Volevo darti un po' di luce di più, ma stasera va così. In penombra. È bello. Gliela dai tu la luce. Io gli do la luce. Al nostro singolo. È certo. Bella la stessa luce. Dammi la tua luce. Sì. Ti devi fare aiutare dal pubblico. Ah sì? Devono fare. Sì.
Che ne dite? Sì. Dicono tutti sì. Qua ci vuole il vostro aiuto. Allora, noi partiamo e loro cominciano a battere le mani. Su le mani. Dai, tenete le mani pronte così, sentite il ritmo e partiamo. Vai, Giro. Pronta? Pronta. Grazie. Via. Ciro quando è a letto, tutte le sere, perché c'ha quel sonno che si mette a fuori. Anche Bruno, guarda Bruno che c'è, Manu. Bruno, allora dai bottiglia di vino. Una volta che sei. Abbiamo sette tutti. Pensavo fosse un paese della Stendi. Aperitivo. Grazie del pensiero. Dai. Signor Giovi. Vai, vuoi lasciare da solo? Come? Ci vediamo dopo, Paolo. Sì, la concediamo con il nostro applauso, Paolo, e ci vediamo dopo. Grande Paola! Salutiamo Renato, che non manca mai. Renato, mancano i due signori però. Grande Johnny! O sbaglio? Non hanno potuto venire questa sera. Vorrei il foglio del mondo. Salutiamo anche le vene, non vediamo niente, però la prossima sessione mettiamo un cartellino, sì, esatto. Un badge, esatto. Ricordiamo che giovedì prossimo, l'11 di
aprile, ultima serata a Cantando in Teatro. Ci sarà il debutto con la sua nuova formazione, ha scelto la prima data in Veneto, qui al Teatro Borsellino in Falcone, l'amico Matteo Pesi. Perciò noi vi aspettiamo, se non vi siete ancora prenotati non aspettate, perché siamo già avanti con le prenotazioni. E poi mi piace quando mi chiamano e dico: io vorrei il posto della prima fila numero 3, guardando il palco a sinistra, ma se vuoi andare al bagno che sia anche al bagno in fianco. Cercheremo di costruire il palco. È distante da Renato perché qua manca. Va bene, comunque prenotatevi, perché abbiamo quasi metà sala piena, anzi c'è metà sala piena, abbiamo ancora una cinquantina di posti. Detto questo, caro... chi vogliamo presentare? Presentiamo il primo ospite, lo accogliamo con un applauso, caro Rosario, facciamo la prova prima. Applauso, vai! Però applaudono solo davanti e in fondo non li sentiamo. Chi ha il telefono in mano? Sentiamo l'applauso, la fila sopra, applauso! Faccio un passo indietro perché ho le scarpe talmente tanto lucide che mi accecano. Guarda che qui hai il top. No, lascia stare. Io ho chiesto se questa fascia l'aveva rubata a Zorro. Più o meno. Più o meno. Bruno mi ha detto: no, sono dal Gondoliere. No, ma sai, ho rispolverato la voglia di rimettere le fasce come si usava una volta, quando inizia a cantare. Dì la verità che la usi come sostegno. Per come faceva. Esatto. Ma è vero, come faceva. Allora, però io, tiro due secondi, perché io stasera, oltre a seduto in questo bellissimo, io sono innamorato di questo teatro, vorrei portarmelo a casa, ma non posso. Sono due una giusta causa stasera, perché io so che questo signore, che si chiama Johnny Barichello, questo qua, il signore, lui, che dovrebbe essere, credo, in tutte le sue cariche che ha nel mondo, anche assessore, no? Se non vado errato, lei è anche assessore. Consigliere delegato. Consigliere delegato. Quindi, la stessa cosa gratis. So che lei sta per entrare in una... Si tocchi, assessore. Ha l'idea di dipartita. No, sta per entrare... Scadere, sì. Lei sta per scadere come il latte, però noi vogliamo che questo latte ritorni bello, fresco, pastorizzato, scremato, e allora cosa diciamo a tutti gli amici in sala e gli amici a casa? Fate rifiorire questo signore! Ragazzi, no, giuro, fatelo rifiorire, perché se sparisce questo signore, e spero di no, toccati sempre. Spariscono anche queste grandi manifestazioni, questo meraviglioso teatro e tutto quello che gli viene appresso. Quindi mi raccomando, ascoltatemi. Grande Johnny! Grazie Roberto! Grazie Roberto! Roberto, approfitto della tua presenza qua, visto che insomma sei stato un grande portafortuna. Grazie. E tu, e ho visto che è arrivata la mia collega Daniela Favaro. Buonasera. La Daniela è sempre stata impegnata, ha partecipato purtroppo a poche serate, ma c'era sempre da casa e mi dice: ma una diretta così non l'ho mai vista, neanche su Canale 5. Io mi incazzavo, dico: guarda il Canale 5 che lo dava diretta. Era così. Volevo chiamare sul palco anche Patrizia Vassallo. Non so se si è nascosta. È lì dietro, è qua. Arriva. Allora venite su insieme. Buonasera a tutti. Eccoci. La Daniela ha portato una pizza perché c'è da cerchiamo fame. Cerchiamo di tagliare spiriti, questo non basta per tutti. Tu dici due parole che intanto apro il cartone. No. Sai che gusto è? La pizza. Io amo la parte formaggi.
In quattro stagioni. Sempre quattro. Sempre quattro sono. Allora, Giovanni, dove hai messo la pizza? Bello. La pizza è questa. Volevamo fare una sorpresa io e Daniela a Enrico e Patrizia. Perché scherzi a parte, loro sono sempre stati molto generosi e hanno sempre ringraziato me e Daniela per questa possibilità, ma in realtà la possibilità l'hanno data a noi, perché in effetti arrivare a tanta gente, e tanta gente che ha cominciato a volerci anche tanto bene, non era cosa facile. Quindi questa targa... Bravo Johnny! Grazie. Io ho una voce, come diceva, cerco di averla. La diamo a nome dell'amministrazione comunale di Rimena, a nome di Jody Barichello e Daniela Favaro, a Enrico Marchiante, a Patrizia Lassallo e tutto lo staff di Telecittà. Evviva! Dai, io vi ringrazio perché le serate sono sempre state molto molto belle, molto sentite. Devo dire che sono anche stata contenta come assessore alla cultura che questo teatro sia stato utilizzato per fare della buona musica, per divertire, di intrattenere anche in modo differente. Quindi io sono orgogliosa di questa cosa, ovviamente poi della collaborazione con Jody, che vabbè, anche la macchietta, perché fare tutti i colori. Lei mi ha lasciato briglia sciolta, quindi. Posso darvi due baci? Bravi! Bravi! Davvero un'impressione comunale di Rimena, un territorio davvero molto molto bello, tra l'altro che conosco anche molto bene, da questa sera lo conosco ancora meglio, tu sai perché? Lo conosci bene, se ti sei persa prima. Però sono andata a vedere degli angoli che non conoscevo, quindi. Però insomma anche con il telegiornale eccetera, poi insomma Rimena la conosciamo bene, abbiamo fatto anche uno speciale tempo fa raccontando proprio la storia. Quindi sicuramente torneremo e con il cuore, ma certamente. Io ringrazio... E con il cuore grande. Ringrazio lei signora per avermi fatto conoscere questo signore che si chiama Jody Barichello, dove mi ha riempito di saggezza, frasi greche e latine, dove ogni tanto vado a studiarle ancora, le ripropongo nelle mie serate, però non le dico giuste. Io penso di fare il figo come lui lo fa, però a volte mi dico, se devo dire. Però posso dire, avete una fortuna in comune, cioè veramente una persona meravigliosa, Jody Barichello. Grande Johnny! Grazie a tutti. E tutto il comune di Rimena! Roberto, ma mi faceva piacere ci fossi tu su qua, perché la tua solarità... Mi commuovo anch'io, è bellissima questa cosa! Fazzoletti per tutti! Dai! Ben ritrovati anche a tutti gli artisti che sono qui questa sera. Credo che ogni artista sia orgoglioso di venire nella tua televisione, perché trovare un editore così giovane, così bello, così, che devo dire, rassicurante, credimi, non è tutti i giorni. Quindi grazie anche a Patrizia Passaldo, ovviamente. Grazie Patrizia! A questo punto noi ascoltiamo l'amico Roberto Tagliani. Tra poco è la festa della mamma, dove noi avremo la possibilità, adesso faccio un piccolo spot, avremo la possibilità di avere l'orchestra di Roberto Tagliani alla festa della mamma a Brozzolo, perciò è un invito a tutti voi, ci ascoltiamo Il tuo mondo di Claudio Villa dalla Bruna. Non pensare. No, scusami. Ma non pensare. Claudio Villa. Pensare Il tuo mondo, pensa a te. No, no. Sono emozionato. Enrico! Perché nessuno mai mi ha regalato niente della vita. Hai capito? È il primo... Cos'è? Una pasta asciutta? No. Era una pizza. Ho imparato la pezzo. Sei rimasto male perché pensavo fosse veramente... Signori, non applauso per Roberto Tagliani! Grazie Roberto! Grazie! E vai! Non pensare a me,
pensare a me. Tanto cosa può, c'è stata solo una parentesi tra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La Daigo Music School di Libera, fra l'altro questa sera è il compleanno del maestro Nicola Albano. Facciamo gli auguri, ci sta guardando la casa, tanti auguri, tantissimi auguri. Ha voluto comunque mandare qui i suoi talenti. Ieri sera abbiamo avuto due ragazzi che ci hanno lasciato a bocca aperta, certo. Di musica benintendi, dico. Ne sai ben due. Questa sera abbiamo due ragazze. Amico, e vi prego di accoglierle in maniera molto calorosa sul palco e sono molto emozionate. La prima è Alessia. Vieni pure. Ciao Alessia, benvenuta. Sono la prima volta che vieni qui, vero? No. Mi conosci già dal teatro. Quanti anni? 12. Andiamo scendere. Cosa ci canti questa sera? This Is Me, tratto dal musical The Greatest Showman, e Someone Like You, tratto dal musical Jackie the Night.
vuol dire che io per dire una frase così ci metto un anno. La voce battiata. Anche parlando davanti allo specchio. Ah, sì, ho reso. Mi fai un sorriso. Sì. Sei emozionata adesso? Abbastanza. Dai Alessia! Dire che è sua. Signori, la applaudiamo. Forte l'applauso del Teatro di Libera. Non dico il titolo perché è una semplice, ma ve la faccio sentire dalla voce di Alessia. Alessia. Brava Alessia! Brava Alessia! Oh,
Bravissima Alessia! Che voce! Cioè, quello che mi sorprende è che da bambini così minuti sono c'è una voce che sembra una voce di una donna matura. Ieri avevo un ragazzo, anche lui Mingerli, sembrava Boccelli. Qui sembra Celine Dion. Brava! Domanda, cosa vuoi fare da grande? Brava Alessia! Molto sulla buona strada. Sì. Buona pensione. Complimenti. Beh, Ciro avrà bisogno comunque di un'orchestra che la accompagna. Sì. Lascia il giubilettino. Sì. Mettiamo una buona prova. Signorina, complimenti, non molli mai, studi sempre, perché studiare è sempre importante. La voce la sta facendo diventare molto bella e complimenti ai suoi genitori che credono nella sua voce, veramente. Brava, brava Alessia! Brava! Il film di quando cantano l'energia e le vie. Abbiamo ricaricato anche noi che è un po'. Ti racconto un aneddoto. Io a 5 anni andavo a scuola di ballo. Perché è negato? No, ho negato. È bravo! Io ballo liscio, andavo a fare le gare standard di liscio a 5 anni, ero il più piccolo. Però avevo un problema, quando vedevo tutte le persone attorno a me, piangevo e mi aggrappavo a mia mamma. Perciò io se facevo un giro di valze dovevo farlo con la mamma. E mia mamma ogni volta che mi guarda sopra il palco a cantare, ma chi lo avrei mai detto che a 5 anni proprio diventavo con tutte le macchie di tutto il viso, proprio un rifiuto del pubblico. E questo, cioè, questo voglio dire, no? Da piccoli poi si diventa grandi, tu che eri non sei preparata, no, allora, non posso dire. Insomma, meglio. Da bimbi si fa una cosa, ma qui a vedere a 12 anni, io ad esempio a 12 anni, sì, cantavo, però non avrei mai avuto la forza, vedi, la sicurezza, il sorriso, appena appena il sorriso, ma stai attento e rimani lì che io rimango qui, cioè proprio già la distanza a 12 anni. Pensa a questi a 20 anni. Pensi che a 12 anni avevo uno zio commercialista, mi stava su cerco 40 i commercialisti mi sono fatti. ho già proiettato avanti. Va bene, scusa i commercialisti in sala e quelli che ci sono. Io ho una commercialista che la amo perché la senti po'. Poi ho bloccato il numero sul telefono. Signori, a questo punto continuiamo con le canzoni. Continuiamo con i piccoli grandi artisti della Daigo. Sì. Chi abbiamo adesso? Adesso abbiamo Alice. Chiamiamo sul palco Alice! Buonasera Alice. Sai che l'avevamo anche io e Enrico e i capelli con i tuoi. Abbinate il microfono? No, lunghi. Alice, tu non lo sai, io la conosco perché abbiamo collaborato anche in altre situazioni, ha scritto di suo pugno una canzone per i Vigili del Fuoco. Sì. Correggimi se sbaglio, certo, io non sbaglio mai. E ha fatto anche un boom di visualizzazioni su YouTube. Sai che YouTube è quel canale dove fanno dei video in internet. Io conosco altri canali. Secondo me sapevo che sarebbe andato a parlare su me. Rosco Breta, Sile, comunque ha fatto un boom di visualizzazioni ed è stata molto apprezzata perché celebra proprio il coraggio dei Vigili del Fuoco. Non a caso è una figlia di un Vigile del Fuoco. Sì. Ma come si intitola il brano? Dillo tu che sai. Non mi ricordo. Vigili del Fuoco con te. Era un po' complicato, non mi ricordavo infatti. Ce la fai ascoltare? No. No. La gente va a vedere su YouTube così guadagna visualizzazioni. Tu da quant'è che lavori, studi con la Daigo, con Nicola? Con la Daigo più o meno dal 2013. Più o meno. Quindi quanti anni sono? Sei. Sei anni.
e va d'accordo con tuo Mercedes. Mi manda i conti, sì, sì, giusto. Va bene, lasciamo il palco e la voce ad Alice Paolo. Grazie. Sono tutti buoni.